Allora, cittadini, ieri sera abbiamo assistito a un consiglio comunale, a dire il vero, dove la maggioranza è diventata opposizione e l'opposizione è diventata maggioranza. Con mia, diciamo, molta sorpresa ho appreso che l'amministrazione comunale il sindaco ha proposto alla giunta comunale, diciamo, un atto deliberativo per denunziare, diciamo, un nostro carissimo concittadino che gestisce un sito internet che si chiama Salvo Maccarrone. Voi sapete che Salvo Maccarrone è una voce critica, giustamente, perché un giornalista deve essere critico, deve dare la possibilità a chiunque di poter dire la propria opinione, la propria impostazione, la propria critica e la propria proposta. Quindi, cittadini, ieri sera io, quando ho appreso che il sindaco di Priolo, proprio assieme alla giunta che era la vecchia giunta, perché nel contempo cosa è successo? Perché pare che l'atto deliberativo sia stato fatto l'11 di ottobre, nell'occasione che ancora c'era la giunta in carico. Successivamente questa giunta municipale è stata azzerata da parte del sindaco Antonello Rizza. Perché è stata azzerata questa giunta municipale? Almeno questo è quello che noi pensiamo. Come tutti voi sapete, a Priolo giorno 14 si è tenuto un consiglio comunale sulla questione delle compensazioni della Ionio Gas. A seguito del nostro movimento non rigassificatore e tutte le associazioni che hanno mobilitato, diciamo, la cittadinanza, anzi hanno invitato la cittadinanza a partecipare al consiglio comunale, praticamente è stata, diciamo, una grossa pressione fatta dai cittadini al Consiglio Comunale in modo che dicessero no alle compensazioni della Ionio Gas. Successivamente, la sera dopo, quindi il 15, praticamente con nostra sorpresa, dobbiamo dire, e grazie ai cittadini che sono stati presenti massicciamente, noi pensiamo che siano stati dai 500 ai 700 cittadini più o meno, diciamo, perché certo non l'abbiamo potuto contare, e quindi grazie a questa, diciamo, presenza massiccia dei cittadini che hanno detto e invitato una gran voce il Consiglio Comunale a dire no alle compensazioni, alla fine abbiamo assistito, dico con un colpo di scena se volete, la questione parte del gruppo di maggioranza, quindi questa maggioranza sostanzialmente si è sfaldata, quindi votando assieme ai consiglieri di opposizione, raggiungendo un numero di 11 consiglieri contro le compensazioni della Ionio Gas e 8 a favore della Ionio Gas. Quindi, cittadini, a questo punto praticamente il sindaco sta cercando in tutti i modi di cercare di zittire una voce libera come quella, appunto, del sito del signor Maccarrone, ripeto, una voce libera, forse è l'unica voce libera di questo nostro paese. E non solo, guardate, non è per ruffianismo, ma perché è una constatazione di fatto. Il sito di Maccarrone praticamente è visto in tutta Italia e in tutta Europa. Ci sono tantissime, ma questo mi viene detto a me di amici miei che lavorano all'estero, amici miei che sono di altre associazioni, diciamo del nord Italia, no? Perché noi siamo in contatto chiaramente con tutte le associazioni d'Italia, perché hanno visto la battaglia che stiamo conducendo a Priolo per l'ambiente e contro il rigassificatore. Quindi questo fatto è un fatto straordinario, tantissime associazioni ambientaliste d'Italia si collegano al sito del signor Maccarrone per avere notizie su quello del movimento, diciamo, ambientalista di Priolo. Quindi vedete l'importanza di questo sito, certamente dà fastidio a un sindaco dipendente della ERG praticamente che non trova occasione di difendere in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera. Io per esempio dovevo
mi dovevo rivolgere ai carabinieri, l'avevo detto in un'intervista, non so se ti ricordi Salvo, avevo detto in un'intervista che volevo denunciare o comunque esporre ai carabinieri le continue minacce che fa questo sindaco ai cittadini che non sono di suo gradimento. E siccome il sindaco lo fa, l'ha fatto già diverse volte, una volta l'ha fatto perché lui, siccome c'ha amici particolari, e quindi additava ai cittadini che se non stavamo zitti, lui parlava con i suoi amici e poi ci faceva zittire, ci facevano i suoi amici zittire a noi. O rimaniamo in silenzio oppure sarò costretto a sciogliere il Consiglio Comunale. Quindi o diamo la possibilità a tutti di intervenire oppure sarò costretto a sciogliere il Consiglio. Grazie. Scusate ragazzi, ma voi siete convinti che facendo questa clac riuscite a far prevalere le vostre ragioni e a intimorirvi? Guardate che se la mettiamo sullo sfondo, posso dire benissimo ai tanti miei amici che sono presenti, non li fate parlare più. E a che serve? E a che serve? Quindi in quest'altra occasione il sindaco si è permesso, anche perché ci sono diciamo delle cose registrate, si è permesso di minacciare un ragazzo che fa parte del comitato non ricassificatore, e quindi io a quel punto diciamo sono andato con tutte le mie ragioni, mi sono incavolato perché il primo cittadino e nessuno, nemmeno l'ultimo dei cittadini si può permettere di minacciare qualcuno che la pensa in un modo diverso dalla mia, diciamo, dal mio modo di vedere le cose. Quindi io avevo deciso di rivolgermi ai carabinieri, che avevo già parlato con il comandante. Poi, siccome abbiamo avuto una grande vittoria appunto diciamo contro le compensazioni, ho detto vabbè, lasciamo stare, perché poi la politica non si deve ridurre a denunzie. Io in tantissimo tempo che faccio diciamo politica non ho mai denunciato nessuno, perché poi alla fine la politica è bella e pulita, deve essere, e nel confronto, perché io non debbo aver paura di una persona che la pensa in un modo diverso da me, e soprattutto quando mi viene dimostrato praticamente che io ho torto rispetto a quell'argomentazione, o debbo aver preoccupazione di una persona che punta le telecamere verso la zona industriale, oppure debbo aver paura se pubblica un atto deliberativo che magari va a favore di qualcuno e contro diciamo altri. Quindi cittadini, questa è la situazione. Quindi noi da un lato siamo soddisfatti in quanto abbiamo vinto una grossa battaglia contro le compensazioni, quindi il comune di Priolo Gargallo contro il ricassificatore si è espresso nel 2007 durante il referendum, quindi il 99% votò contro. Le compensazioni questo comune ha detto comunque no. Quindi adesso il presidente della regione o l'assessore a ramo ha la possibilità di chiudere questa partita definitivamente. Inoltre noi abbiamo detto che se eventualmente l'assessore, comunque la regione siciliana darebbe diciamo l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, noi impugneremo quest'atto, perché secondo noi non si può costruire nella zona industriale per tutta una serie di motivazioni, una tra cui la bonifica. Quella zona non è una zona bonificata, pertanto non si può costruire completamente. Due, noi abbiamo acquisito, perché noi abbiamo partecipato alla conferenza dei servizi dove la regione siciliana, la stessa conferenza, ha ammesso delle prescrizioni dove dice sostanzialmente che gli impianti della zona industriale debbono essere adeguati sismicamente. Ora io mi chiedo, è notizia di queste settimane che nella provincia di Siracusa, come tutti sapete, perché poi le informazioni arrivano a pillole, ma arrivano in tutta la provincia di Siracusa, ci sono continue scosse di terremoto. Magari qualcuno dice che sono lievi, di 2, 3, ma comunque sono scosse, sono avvertimenti. Quindi ecco perché è importante che non bisogna aspettare il discorso del ricassificatore, è importante che si inizi ad adeguare sismicamente gli impianti della zona industriale. Ma noi siamo indignati di questo sindaco che usando tutti i mezzi a sua disposizione
compreso i soldi pubblici per denunciare eventualmente un cittadino che la pensa in un modo diverso dalla sua. Io inviterei invece i consiglieri di minoranza, perché ho sentito ieri alcuni consiglieri comunali, perché vi sono diversi atti che sono viziati. Io ritengo e inviterei questi consiglieri comunali, anche perché sono messi a verbale, di mandare praticamente queste delibere alla Corte dei Conti, perché è l'organo di controllo della regione, che controlla tutti gli enti della regione siciliana in particolare. Poi ci sono, diciamo, altri enti, diciamo, ma parlando della nostra regione. Quindi, per verificare se questi atti da parte del sindaco Rizzo, io penso che ce ne sono parecchie, ne potrei dire qualcuno, per esempio a Mare, ma dove si è visto mai che un sindaco e un assessore mette la firma su un mattone, diciamo, a Mare? Questo è, non so il reato esattamente come si chiama. Io quello che dico è: ma com'è possibile che entrando al comune si evince il sindaco Rizza? Questo è una forma di pubblicità diretta o indiretta, a secondo come si vuole interpretare. E siccome io dico che non ci sono elezioni, quindi secondo me tutte queste foto dove c'è scritto sindaco Rizza debbono essere eliminate. Diversamente, io e il mio movimento politico ci rivolgeremo alla Corte dei Conti, la sezione staccata di Palermo, per esporre, diciamo, tutta questa sequenza di cose. Se in questo paese dobbiamo fare politica con la magistratura, vuol dire che noi sin da questa sera chiameremo anche i carabinieri e la Polizia di Stato a vigilare sulle delibere che in questo comune si fanno. E tantissima gente pare che dica che siano poco, diciamo, legittime, sia nella, diciamo, nella sua espressione più generale. Quindi, cittadini, noi pensiamo che la politica deve restare all'interno dell'arco della politica, ma se qualcuno pensa, dopo aver perso la maggioranza, sta perdendo anche la testa e pensa che c'è il rischio che qualcuno gli faccia la mozione di sfiducia e poi lui dovrebbe ritornare a lavorare alla ERG, lui, diciamo, non si deve preoccupare, perché ancora è giovane e quindi ha tutta la possibilità di svolgere il proprio lavoro all'interno dello stabilimento. Quindi non ti preoccupare, Rizza, tanto ce n'hai per poco comunque, ormai ti è rimasto quest'anno anno e mezzo, non ti preoccupare, dico, tanto ci vai ora o ci andrai fra un anno e mezzo, nulla, nulla conta. Però non te la prendere con una voce che non la pensa come la tua, perché è un atto scorretto di vedere, diciamo, la politica. Non si può tappare la bocca a nessuno, ognuno in democrazia è libero e deve essere libero di dire tutto quello che pensa e di esporre tutto quello che lui è a conoscenza, specie se questo si rivolge contro i cittadini di Priolo. Io credo che bisognava dare invece una medaglia al sito del signor Maccarrone, perché sta facendo un lavoro gratis, mentre ci risulta che lei, il comune di Priolo, sta pagando profumatamente un'associazione, dico, sta pagando profumatamente con i nostri soldi, sta pagando profumatamente un servizio radio televisivo. Non so chi la vede, devo dire, perché mi è stato detto che pochissime persone non hanno nemmeno diciamo, la possibilità di collegarsi con questo sito, che non è a conoscenza, diciamo, i priolesi non lo sono a conoscenza, quindi non sanno neppure che il comune ha pagato, diciamo, un'associazione a mandare in onda, diciamo, questo tipo di servizio. Quindi, cittadini, io la chiudo qua. Io vorrei fare l'appello al sindaco Rizza di ritirare quest'atto deliberativo giuntale che praticamente denuncia
diciamo il signor Maccarrone nella veste di giornalista, perché il signor Maccarrone non è che lo fa a titolo personale, lo fa a titolo diciamo di cronista, quindi riporta le notizie che altri chiaramente ci riportano e che giustamente li valuta prima di pubblicarli, perché nel suo sito ha detto stop diciamo alle notizie diciamo che non sono firmate, questo lo sappiamo tutto. Quindi il signor Maccarrone fa un doppio servizio alla cittadinanza priolese. Non è possibile che debba prendere una denuncia solo perché disturba il sindaco e i suoi amici.